che si aggiunge ai tanti eventi presenti a Salerno. Sì, con soddisfazione presentiamo anche questo programma per la stagione 2014-2015, il Teatro La Ribalta nel quartiere alto della città, via Calenda, che arricchisce il panorama di stagioni teatrali per la prossima stagione. Questo è un valore per la città, è un valore che tanti teatri di dimensioni diverse riescano a consentirci un'offerta culturale spettacolare e straordinaria. Che poi questo venga da compagnie giovani, da giovani professionisti come Valentina Mustaro, come dire, è un motivo di soddisfazione sapere che al di là dei pezzi di storia del teatro salernitano c'è una generazione nuova pronta a un ricambio generazionale. Allora, sono Valentina Mustaro, direttrice e regista del Teatro La Ribalta di Salerno. Questa mattina presentiamo qui all'Eco Bistrò a Lungomare Colombo, presentiamo la rassegna teatrale del Teatro La Ribalta, la nuova stagione teatrale 2014-2015. Ci sono tante novità quest'anno, un tres d'union tra tre compagnie teatrali. C'è un tres d'union tra tre compagnie del Salernitano, la compagnia La Ribalta, Scenaut e la compagnia Palco 1108, che presenteranno due diversi lavori per ogni compagnia e che andranno a creare una rassegna teatrale diversificata con proposte artistiche differenti per spettacoli, proponendo al pubblico salernitano spettacoli originali e differenti, ma ancora tante saranno le iniziative, corsi e anche progetti per le scuole e soprattutto il laboratorio teatrale con i bambini e con gli adolescenti. Questa mattina presenteremo tutte le varie attività, vi aspettiamo al Teatro La Ribalta, è già possibile iscriversi ed è già possibile acquistare gli abbonamenti della rassegna. Teatro, linguaggio corporeo, come creare un personaggio, eccetera, eccetera. Queste sono soltanto alcune appunto di materie che si seguiranno all'interno di un biennio. Ripartiranno poi sempre a ottobre anche i corsi principianti ed avanzati del Teatro La Ribalta. I principianti sono accessibili a tutti coloro che non hanno mai fatto teatro ma che vogliono avvicinarsi a questo mondo a dir poco spettacolare, mentre invece il corso avanzato è per coloro che già hanno fatto qualche anno, specialmente all'interno della struttura della Ribalta, e vogliono continuare così la loro vita, però tra virgolette amatoriale, anche se fatta in modo professionale, all'interno del teatro, magari entrando anche nella compagnia La Ribalta. Dopodiché ci saranno sempre la riapertura anche dei corsi per bambini, che va dai 4 anni ai 16 anni, che sono laboratori che poi si seguono appunto in varie fasi di età e si dividono dai 4 ai 6 anni per quanto riguarda il ludoteatro, quindi non è un vero e proprio corso laboratorio teatrale, ma appunto è un gioco con il teatro per incominciarli a far riambientare appunto nel mondo del teatro. Poi dai 6 ai 12 anni abbiamo un gruppo di adolescenti che seguiranno appunto, incominceranno a capire tutte le funzionalità e tutte le varie sfaccettature del teatro e così via, poi a salire appunto alla scuola del teatro principiante avanzato e quello propedeutico per la professione teatrale. Cosa dirvi? Noi vi aspettiamo in questo prossimo anno accademico 2014-2015 al Teatro La Ribalta e, come diceva anche prima la regista Valentina Mustaro, è già possibile acquistare abbonamenti per la campagna 2014-2015. Buona giornata e arrivederci. Sono Umberto Squitieri, buongiorno, regista della compagnia teatrale Scenaut, una delle tre compagnie che insieme alla compagnia Ribalta e a Palco 1108 sono artefici di questo nuovo progetto e per la città di Salerno inusuale, in cui tre compagnie si mettono insieme per produrre qualcosa, soprattutto del teatro vivo, perché prendendo in prestito una definizione di Peter Brook, c'è chi fa teatro morto e chi fa teatro vivo. Noi tre cercheremo di fare del teatro vivo in una città morta teatralmente, dove osserviamo continuamente cartelloni esclusivamente comici, come se gli spettatori fossero delle bestie a cui non è dato pensare.
è la molla che ci ha messo insieme, è la molla che ci farà superare tutte le difficoltà. E permettetemi pubblicamente di fare un plauso a Valentina Mustaro, una donna giovane ma caparbia e che sulla propria pelle porta avanti un teatro da anni in una città in cui non riceve nessun contributo da nessun ente, quindi solo con il proprio lavoro e la collaborazione di alcuni suoi amici splendidi riescono a portare avanti una realtà teatrale in una città dove difficilmente è possibile fare teatro. Quindi un grosso applauso a Valentina Mustaro, tra l'altro lei promotrice di questo progetto, quindi un doppio applauso perché invece di coltivare il proprio orticello ha deciso di aprirsi ad altre compagnie e di cercare una collaborazione. Veramente è una cosa che gli fa onore e che ci dà veramente una grande adrenalina nel momento in cui partiamo con un cartellone che, permetteteci di dirlo, è un cartellone diverso in questa città. I diversi volti del teatro significa soprattutto i diversi aspetti del teatro, e parliamo di teatro, perché nel tempo c'è stata una confusione tra spettacolo e teatro. Per carità, lo spettacolo è una forma di intrattenimento giusta, ma è puro intrattenimento. Noi vogliamo fare teatro. Il teatro ha una funzione sociale, ha uno scopo che deve riconquistare, cioè quello di uomini che parlano ad altri uomini della vita, di fatti socialmente utili e di problemi della vita, cioè portare a riflettere lo spettatore e l'attore su problematiche della vita. Il teatro deve riconquistare questa funzione, per carità, senza nulla togliere alla forma di intrattenimento, e tra l'altro nel nostro cartellone non significa che si piangerà solamente, ma c'è anche della comicità, ma della comicità giusta. Tra l'altro, come diceva Edoardo, chi l'ha detto che una cosa deve solo far ridere o solo far piangere? Si può ridere e piangere nell'ambito dello stesso lavoro teatrale. Vi saluto per non farla lunga, vi invito a partecipare a questo nuovo evento, soprattutto a frequentare il Teatro La Ribalta, e soprattutto mi rivolgo ai giovani, perché noi facciamo leva soprattutto sui giovani. Cercare di creare un pubblico giovane, di avvicinarlo al teatro e di avvicinarlo a un certo tipo di teatro. Vi saluto e vi aspetto a Teatro La Ribalta.